5 aprile 1923 esce il primo numero del quotidiano Il Popolo, organo del Partito Popolare Italiano di Don Luigi Sturzo, diretto da Giuseppe Donati. La linea decisamente antifascista del quotidiano, che si radicalizza ancor di più dopo il delitto Matteotti, rende la testata invisa al regime, tanto che Donati si vede costretto a sospenderne le pubblicazioni il 19 novembre 1925. Il Popolo riprende a uscire nel 1943 in forma clandestina e nel giugno del 1944, dopo la liberazione di Roma, diventa l'organo ufficiale della Democrazia Cristiana. Da allora segue le alterne vicende della DC fino e oltre lo scioglimento del partito. Cessa le pubblicazioni nel 2003. Esattamente 99 anni fa nasce come organo di stampa del Partito Popolare Italiano di Don Luigi Sturzo il quotidiano Il Popolo, voce dei cattolici democratici nella lotta antifascista. Primo direttore Giuseppe Donati, autore di quella che è stata definita la più coraggiosa inchiesta giornalistica della storia, ovvero la denuncia della responsabilità dei dirigenti del Partito Nazionale Fascista nel sequestro e nell'omicidio di Giacomo Matteotti. Inviso al regime e definito giornale pericoloso nei dispacci di polizia del tempo, venne chiuso da Mussolini nel 1925 per riapparire con 8 edizioni clandestine durante la Resistenza. Tornerà poi regolarmente in edicola il 6 giugno del 1944 come organo ufficiale della Democrazia Cristiana. Da qui seguirà le traversie del partito tra scissioni e poi lo scioglimento. Cesserà le pubblicazioni nel 2003.